me l'ha fatta comprare le azioni perché aveva ripassato il prezzo, ta, dalla sera a mattina. 48.000 azioni, quasi 50.000 euro. Angelo, risparmiatore tradito di Potenza Picena, cerca giustizia in un'aula di tribunale. Rappresenta una delle 3.000 costituzioni di parti civili a cui se ne aggiungeranno probabilmente altre per il processo del crack Banca Marche. La prima udienza del processo slitta al 20 maggio per l'adesione di diversi legali allo sciopero indetto dall'Unione delle Camere Penali. Il tribunale di Ancona è attrezzato con un ingresso dedicato, aule per il pubblico e la sala stampa. Si tratta di uno dei procedimenti più imponenti per Ancona, con 13 imputati, tra cui l'ex direttore generale dell'istituto bancario Massimo Bianconi e l'ex presidente Lauro Costa, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, ostacolo della vigilanza. Rappresento come costituzione di parte civile 4 risparmiatori che hanno sottoscritto circa 900.000 euro di azioni. Mi aspetto per ottenere per i miei clienti un significativo risarcimento, considerate le chiare responsabilità degli odierni imputati. Erano convinti che avrebbero investito i risparmi di una vita in prodotti che non erano rischiosi. Nel momento in cui la UBI Banca ha acquistato la Banca delle Marche ad un euro, si sono volatilizzati miliardi di euro che altrimenti sarebbero stati nel territorio e avrebbero ovviamente contribuito in qualche maniera, non dico a risolvere, ma ad affrontare la situazione di crisi che si è verificata in questi anni. L'Università Aiesi, sezione distaccata dell'Università di Macerata, andrà probabilmente a chiudere. La Banca delle Marche e altri enti che erano collegati alla Banca delle Marche erano i principali finanziatori e non hanno più fondi. Difendiamo gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati, anche quelli che hanno acceduto al procedimento di fondo di solidarietà per la parte che non sono stati rimborsati, quindi anche tutti coloro che hanno investimenti sopra i 100.000 euro che non saranno rimborsati dal fondo previsto dal MEF con l'ultimo decreto ministeriale del 30 aprile del 2019.